Allora, veniamo a questo fenomeno. Parliamo innanzitutto, per capirci bene, della rinascita. Il fenomeno della rinascita in cui credono i buddisti è spesso frainteso in Occidente perché viene abbinato al concetto di anima. L'anima per gli occidentali è individuale ed è eterna, cioè le tradizioni religiose occidentali parlano di un'anima che è individuale e che è eterna, eternamente dura ed è sempre quella dell'individuo che l'ha. Il buddismo invece sostiene che siamo tutti dotati di una coscienza, che viene anche in altri casi chiamata continuum mentale, che non è individuale ed è estinguibile. Questa coscienza, non essendo individuale, si trasmette, passa da un'esistenza all'altra, può trasmigrare in diversi mondi esistenziali e qui naturalmente il buddismo ci dà tutta una serie di elenchi in cui questo continuum mentale può rinascere e può presentarsi in una dimensione del divenire. Quindi ci sono dei mondi degli animali, dei mondi degli spiriti, eccetera, gli inferni, tutto quello che volete. Ma come si muove questo continuo mentale? Si muove sulla spinta della legge di causa e effetto, che viene chiamata la legge del karma. Che cosa dice la legge del karma? La legge del karma dice che ad ogni azione che noi facciamo, e le azioni sono fatte di pensieri, di parole e di gesti e di atti veri e propri, corrisponde una conseguenza dello stesso genere. E quindi le conseguenze delle nostre azioni diventeranno poi anche il destino che ci porterà a rinascere. Se faremo delle azioni positive, potremmo non soltanto arrecare beneficio agli altri, ma anche avere una rinascita felice. E se faremo delle azioni negative, sicuramente danneggeremo gli altri, ma danneggeremo anche il nostro futuro, la futura dimensione esistenziale in cui la rinascita avviene. La rinascita umana viene in genere chiamata reincarnazione. Se è chiaro che io non posso chiamare reincarnazione la rinascita nel mondo degli animali o degli spiriti, quindi parliamo di reincarnazione perché questa è la mostra dei tulku, quindi dei maestri reincarnati. Viene chiamata reincarnazione e ha tre aspetti, secondo la nostra tradizione. Primo, la rinascita in un corpo ordinario, che è determinata dalla forza di un karma condizionato dalle emozioni distruttive. Cioè, tutti coloro, siccome nella dimensione del divenire tutti rinasceranno, allora se uno viene catturato dallo proprio spirito egoistico, vive delle emozioni distruttive e non purifica il proprio karma, quindi il proprio continuo mentale, a un certo punto sarà spinto a rinascere in una dimensione che è legata alla legge di causa ed effetto, quindi buon comportamento, esistenza felice, cattivo comportamento, esistenza infelice, ma che non può essere determinata dal soggetto. Quindi gli individui ordinari, nel momento in cui muoiono, vengono trascinati in una esistenza, ma non sanno in che direzione andranno. Evidentemente lo si può dedurre dal tipo di vita che uno ha condotto. Però certamente non conosciamo esattamente dove il continuum mentale andrà ad avere una rinascita. Il secondo tipo di reincarnazione è la manifestazione in forma fisica di un Buddha pienamente realizzato, ad esempio il Buddha Shakyamuni, il nostro Buddha storico, il quale si è presentato alla ribalta della vita terrena già dicendo, dice la leggenda, io questa è la mia ultima vita terrena, io non rinascerò più, ma mi illuminerò e andrò nella luce. Bene, questo è un discorso che possono fare soltanto i Buddha pienamente realizzati, quello che hanno delle qualità eccezionali, delle quali evidentemente
sarà opportuno in un'altra sede discutere. Il terzo modo di reincarnarsi è la rinascita di un essere progredito, non completamente realizzato, ma progredito, il quale ha delle realizzazioni spirituali e dei poteri di concentrazione che nascono dalla pratica che lui ha costantemente fatto, che gli permettono di pilotare dopo la morte il continuo mentale e quindi di influire sul luogo e sulle circostanze della propria rinascita. Gli individui che hanno queste caratteristiche vengono chiamati bodhisattva, ovvero esseri del risveglio. Naturalmente questi esseri che hanno la possibilità di pilotare la propria coscienza, il proprio continuo mentale e stabilire dove rinasceranno, hanno un potere che nasce soprattutto dall'intenzione che essi avevano e dal voto che essi hanno espresso di restare nel ciclo delle rinascite per aiutare tutti gli esseri. Quindi questi individui che si chiamano bodhisattva sono dei soggetti che in vita hanno costantemente agito con pensieri, parole e azioni basati sulla compassione per gli altri, sul desiderio di aiutare gli altri, e che si sono esercitati per poter spostare il loro continuum mentale indirizzandolo in una direzione di rinascita che permetta loro di continuare a fare questo lavoro, perché l'impegno del bodhisattva è di restare nel ciclo delle rinascite fino a quando anche l'ultimo essere senziente non si sarà illuminato. Quindi liberare tutti gli esseri dalla sofferenza, e questo naturalmente la dice lunga sulle rinascite che dovranno avere, infinita. In Tibet questi bodhisattva vengono chiamati eroi della mente del risveglio. Perché li chiamano eroi? Perché affrontano con coraggio il difficile sentiero verso l'illuminazione. A proposito di questo vorrei sottolineare un fatto, che i risvegliati sono gli individui che vivono nella dimensione esistenziale della materia, ad esempio terrena, e gli illuminati sono quelli che vanno nella luce e poi non tornano più. Per cui il Buddha Sakyamuni, ad esempio, si chiama Buddha perché vuol dire risvegliato, ed è risvegliato fino al momento in cui non lascia il corpo. Quando lascia il corpo è illuminato, entra nella luce. Quindi quando noi parliamo di Buddha, noi parliamo di un essere umano che si è risvegliato completamente, quindi ha avuto la piena consapevolezza della reale natura delle cose, e che poi nel momento di lasciare il corpo è andato verso la luce, quindi la sua coscienza si è estinta nella luce, che è confusa con la chiara luce originale. Quindi direi che per arrivare a questo ci vuole una pratica continua, che non è soltanto la pratica yogica, no? dell'adepto che a un certo punto fa tutti gli esercizi, le respirazioni, le posizioni, eccetera, per riuscire a condurre la propria coscienza, che è un elemento sottilissimo, impalpabile, in una certa direzione. Ma è anche la pratica quotidiana della compassione, rivolta naturalmente con equanimità verso tutti gli esseri. La compassione non ha la prerogativa di essere soltanto applicata ai nostri parenti, alle persone alle quali vogliamo bene. Il vero bodhisattva deve essere equanime, deve volere che tutti siano felici, e quindi deve applicare la compassione a tutti gli esseri. E questo è il motivo per cui resta nel ciclo delle rinascite, per liberare dalla sofferenza tutti gli esseri senzienti. Ora, questi bodhisattva, così come sono stati descritti da me fino adesso, si chiamano tulku, che nel corso dei secoli sono stati il motore spirituale del buddismo tibetano, hanno fatto veramente grande la via spirituale del Tibet, e di questi tulku vedrete alcune fotografie nella mostra che andremo a visitare. Il termine tibetano tulku rappresenta, delinea il corpo di manifestazione delle qualità di un Buddha. Qui
penso che sia veramente opportuno sottolineare questo fatto. Quando noi diciamo un Buddha, parliamo delle qualità della buddhità, quindi non è l'individuo Buddha che si ripresenta come Buddha, ma è un individuo qualsiasi che ha delle caratteristiche specifiche che gli permettono di sviluppare e di manifestare le qualità della buddhità. Quindi il termine Buddha, quando viene letto, quando viene utilizzato, a meno che non si tratti di leggere la storia della vita del Buddha, allora si parla proprio di lui, di quel soggetto lì, ma quando viene citato come specificità di un essere illuminato, non si parla di un soggetto, si parla delle qualità della buddhità che si manifestano attraverso questo soggetto. Quindi quando io dico Buddha sto parlando, e anche naturalmente quando dico Tulku, non sto parlando di un individuo che di vita in vita si ripresenta sempre lui, sto parlando di un continuo mentale. Quindi non è la persona a reincarnarsi continuamente, ma è la mente di saggezza di questa persona. Non è la persona che si ripresenta, cioè quando uno muore, muore, il suo corpo si disintegra e si dissolve e poi le componenti del corpo assumono altre funzioni all'interno del mondo manifesto, nella natura. Ma è il principio di compassione universale che si ripresenta, cioè il principio di compassione universale che è reificato nel maestro e che si ripresenta tutte le volte in cui questo continuum mentale si ripropone nel divenire del mondo manifesto. Quindi, poiché le qualità della buddhità appaiono in varie forme in questo mondo manifesto, in Tibet i grandi maestri spirituali che detengono ed esprimono queste qualità, quindi non basta soltanto dire io sono il grande maestro, ma le esprimo con la mia grande compassione, vengono considerati come corpi di emanazione del Buddha. Quindi corpo di emanazione del Buddha non vuol dire che è il Buddha che prende le mie fattezze, ma vuol dire che sono io nella mia costituzione fisica che rappresento le qualità del Buddha e le esprimo attraverso i miei comportamenti di corpo, parola e mente. È stato chiaro questo concetto? Se avete delle difficoltà, io cerco di essere chiaro, ma se avete delle difficoltà a comprendere, perché magari io mi esprimo male o vi scappa qualche parola, state sotto la mano, io sono disponibile a chiarire. Come vengono generalmente riconosciuti, ritrovati i Tulku? Tutti abbiamo letto i libri, abbiamo sentito qualche commento, abbiamo letto degli articoli, eccetera, e che cosa dicono questi testi? Dicono che dopo meticolose ricerche, svolte anche segretamente dai lama esperti, in genere sono dei lama reincarnati che hanno la capacità di leggere le energie sottili nelle persone, nelle cose, vengono riscontrate in un bambino le qualità del maestro deceduto. Questo bambino sarà sottoposto ad alcune prove, e ci sono dei libri che ne parlano, tra cui io ne cito alcune, quella del riconoscere gli oggetti che sono appartenuti al maestro precedente, no? Gli si mettono davanti una serie, il bambino è piccolo, non è che ragioni molto, in genere sono bambini che hanno 4 anni, 5 anni, e gli si mette davanti una serie di oggetti, all'interno di questi c'è un oggetto appartenuto al vecchio maestro e lui va a prenderlo, perché è come se riconoscesse, se ne appropria come faceva nella vita precedente. Questo succede con tutta una serie di oggetti, non soltanto con uno specifico oggetto. E poi ci sono degli altri modi, naturalmente. Viene anche consultato un oracolo, ad esempio, il Dalai Lama dispone di un oracolo che viene molto utilizzato, questo medium che tutti gli anni fa le previsioni per
quello che succederà al Tibet e ai tibetani è che viene anche utilizzato nel momento in cui ci sono delle difficoltà di identificazione dei tulku, perché tante volte possono essere riconosciuti due o tre bambini che hanno le caratteristiche della buddhità, e poi capire qual è quello che è proprio la reincarnazione del lama che si sta in quel momento cercando diventa poi oggetto di tutti questi test, di tutte queste prove, no? E allora ecco che l'oracolo ha la possibilità di chiarire queste cose nel corso di queste due manifestazioni medianiche. E poi c'è un altro sistema che si chiama il sistema dell'urna d'oro, che consiste nel mettere in un'urna tre palline con il nome di tre candidati e a un certo punto, durante una pratica, viene fuori da una di queste palline il nome del personaggio che si ritiene sia definitivamente, effettivamente la reincarnazione. E questi vi ho elencato tre modi, ma ce ne sono anche tantissimi altri, perché la ricerca deve essere molto particolarizzata e scrupolosa. Una volta che viene riconosciuto, il bambino all'età di circa 4-5 anni deve lasciare la famiglia e viene accolto in un monastero per essere addestrato a svolgere il futuro compito di guida spirituale. E poiché possiede tutte le qualità spirituali del suo predecessore, gli viene conferito il titolo di Rinpoche. Voi sentirete abbastanza spesso usare questo nome, Rinpoche, nei confronti dei maestri, perché Rinpoche vuol dire prezioso, e quindi in genere il bambino è la preziosa reincarnazione dell'ama che era morto. Il bambino viene, dal momento in cui è riconosciuto, insediato sul trono del suo predecessore e verrà da ora in poi addestrato con un lavoro continuo, naturalmente, da maestri esperti, i quali lo addestreranno a fare che cosa? Certo, gli insegneranno la dottrina, lo aiuteranno a comprendere le cose, eccetera, eccetera, ma soprattutto lo addestreranno a sviluppare la compassione, l'altruismo, lo addestreranno a servire la dottrina pura, perché lui è il rappresentante di una tradizione che è pura, e soprattutto a sviluppare, come vi dicevo prima, altruismo e compassione per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi la caratteristica fondamentale del tulku è proprio quello di essere una guida spirituale che cerca, attraverso la purezza della tradizione che rappresenta, ma anche dei suoi comportamenti, parole, pensieri e atti, e che la manifesta con la sua vita, proprio nel corso di tutta la sua vita. Benché allevati normalmente in un monastero, perché vengono presi da piccoli, poi a un certo punto i giovani potrebbero anche non avere più intenzione di restare monaci. Quindi anche i tulku, no, potranno decidere, ad esempio, di tornare allo stato laico, oppure potranno decidere di lasciare momentaneamente la vita del monaco per dedicarsi a delle attività che li attraggono in particolarmente. Infatti non è detto che per essere saggio e compassionevole uno debba necessariamente essere un monaco. E soprattutto non è nemmeno vero che gli uomini e le donne che vengono riconosciuti come tulku debbano essere delle guide religiose. Possono anche manifestare la buddhità in un altro modo, trovare ad esempio una fertile applicazione in tutti gli aspetti dell'esistenza. E il buddismo, il Buddha stesso aveva detto ad esempio che nella pratica verso la via dell'illuminazione sono fondamentali le arti, ad esempio. E uno potrebbe essere tranquillamente un tulku, quindi una persona che ha delle qualità di risvegliato e che si dedica a delle attività che ci sembrano mondane, ma se vi si dedica con l'intenzione di farle brillare della luce della spiritualità, questo fa il suo lavoro in tulku per il beneficio proprio e quello degli altri. Quindi non necessariamente i tulku devono essere i monaci, anche se voi probabilmente nella mostra che voi vedrete oggi di tulku laici
su non so quante foto ci siano, 800, 900, non so quante sono, ne vedrete 2, 3, 4, 5, forse 10, non so, non di più naturalmente. Il sistema dei Turku come nasce? Diciamo che è nato in Tibet nel 1200, quando il primo Karmapa indicò, volle testimoniare con le sue indicazioni la possibilità di una sua rinascita e indicò la data e il luogo dove sarebbe rinato. E così nacque allora nel 1200 il lignaggio delle guide spirituali Karmapa. Lignaggio vuol dire che si appartiene a una corrente, la corrente. Il primo Karmapa stabilì che si sarebbe reincarnato, tutti quelli che si saranno reincarnati dopo lui rappresentano il lignaggio delle linee Karmapa. Questa istituzione di un lignaggio legato alla reincarnazione dei maestri e soprattutto dei maestri con delle grandi qualità è diventata poi in seguito un modo tradizionale, no, di riconoscere le guide spirituali anche per le altre scuole del buddismo tibetano. Prima inizialmente furono i Kagyupa a seguire questa cosa. Ma poi a poco il sistema venne applicato da tutte le scuole con risvolti diversi, ognuno naturalmente aveva i propri modi di riconoscere, anche se tradizionali, e anche dava delle funzioni differenti ai Turku riconosciuti. Nella tradizione Sakya, ad esempio, i Turku sono connessi con un lignaggio familiare, quindi da padre in figlio o da nipote, da nonno nipote. Nella tradizione Nyingma, tutti i Turku sono una reincarnazione dei 25 allievi discepoli di Padmasambhava o delle numerose emanazioni di Padmasambhava. E in questo filone si inseriscono anche, faccio questa cosa un po' di dottrina perché serve per quelli che conoscono meglio il buddismo, in questa tradizione si inseriscono anche numerose emanazioni che riguardano dei lignaggi monastici. Ho detto prima che il lignaggio può anche essere laico, cioè un turco può anche essere un laico. Qui in questo particolare caso di cui vi parlo sono due o tre linee monastiche, ad esempio quella degli Dzogchen Rinpoche oppure dei Seishen Rajah, mentre il lignaggio dei Khyentse trova riscontro nella scuola Nyingma, ma anche nella scuola Kagyupa e Sakyapa. Questo lo dico per quelli che fanno un foglio di cultura e vogliono sapere di più. Anche potremmo, scusate, c'è il disturbo, ripetere questi ultimi nomi che ho detto, se c'è un... Allora abbiamo i Dzogchen Rinpoche, poi abbiamo i Seishen, S-E-C-H-E-N, Rajam, R-A-B-J-A-N, e poi il linguaggio dei Khyentse. Tutti quelli che conoscevano o hanno conosciuto Dilgo Khyentse sanno di che maestro stiamo parlando, che era la reincarnazione ultima di un lignaggio. Che faceva capo in particolare alla tradizione degli Nyingma, ma come dicevo prima, questi Khyentse hanno anche un riscontro nella tradizione Sakyapa e nella tradizione Kagyupa e Sakyapa. Anche i Bon, che sono la quinta scuola del buddismo tibetano, riconosciuta in tempi recenti da Sua Santità e Dalai Lama, hanno un proprio sistema di Turku e ce l'avevano già anche prima, nei tempi passati. E parliamo invece della tradizione Gelupa. La tradizione Gelupa, alla quale appartiene Sua Santità il Dalai Lama, per cui quelli che non sanno niente di buddismo possono identificare almeno una figura, ha iniziato nel XVI secolo il lignaggio del Dalai Lama. Il titolo di Dalai Lama, che vuol dire maestro dalla saggezza grande come l'oceano, i testi dicono oceano di saggezza,
fu dato dal re mongolo ai tempi, XVI secolo, al Tan Khan, a un monaco, Sonam Gyatso, che era abate del monastero di Drepung. E allora, avendo ricevuto questo libro dal Dalai Lama, tutti pensano che fosse il primo Dalai Lama, invece no, perché in quella circostanza vennero riconosciute due precedenti reincarnazioni, e si chiamano reincarnazioni postume, nel senso che sono state riconosciute quando questi erano già morti, no? Rispettivamente di un monaco che si chiamava Gedun Drup e un altro monaco che si chiamava Gedun Gyatso, vissuti nel XIV e XV secolo. Di quindi questo Sonam Gyatso, che ha avuto dal re mongolo il titolo di Dalai Lama, è di fatto il terzo Dalai Lama e non il primo. In seguito la scuola di Rupa ha istituito anche ad esempio il lignaggio del Panchen Lama. I Panchen Lama erano gli abati del monastero di Tashirumpo, sto parlando di monasteri veramente molto importanti per la tradizione, Gaden sicuramente era importantissimo, Tashirumpo anche molto. E si sono succeduti nel corso dei tempi. Oggi il nome del Panchen Lama, questo termine Panchen Lama, è più o meno noto a tutti proprio per le vicende che riguardano l'ottavo Panchen Lama, che si chiama Gedun Chokyin Nyima, nato nel 1990 e riconosciuto dall'attuale Dalai Lama, il quale, dicono le cronache, lo avete letto tutti per questo parlare di una cosa che conoscete più o meno bene, fu fatto sparire insieme a tutta la sua famiglia nel 1995 dal governo cinese, che lo ha sostituito con un altro turco di propria scelta che si chiama Gyaltsen Norbu e che oggi ha 22 anni. Nel corso dei secoli sono stati riconosciuti come turco dei monaci e dei laici senza discriminazione anche di genere, per cui vi sono anche delle donne turco, le quali a parità degli uomini sono state riconosciute come dei Buddha viventi. In verità non sono tantissime, credo che nella mostra ci sia la possibilità anche comunque di avere non ho presente esattamente, siccome non ho fatto una ricerca specifica, ma credo che qualche figura femminile ci sia. Il governo cinese ha riconosciuto, veniamo a un momentino come si è creato l'affare dell'ottavo Panchen Lama. Il governo cinese ha riconosciuto il proprio Panchen Lama sostenendo che il rituale di riconoscimento che veniva utilizzato, che è il rituale dell'urna d'oro, aveva come base una tradizione, diciamo, aveva come base la tradizione che è sempre stata applicata all'interno di questi cerimoniali tibetani. Quindi il sistema dell'urna d'oro era considerato come autentico, più autentico ad esempio di quello utilizzato dal Dalai Lama, il quale aveva riconosciuto il giovane Panchen Lama inviando un lama a riconoscerlo, quindi facendo un riconoscimento diretto da lama a reincarnato. Bene, potrebbe sembrare una contraddizione, ma secondo la tradizione tibetana tutti e due i riconoscimenti sono validi perché sono stati utilizzati dei sistemi che potrebbero sembrare tradizionali. Adesso c'è una querela su questo fatto, perché si considera che se il governo tibetano, il governo cinese si può permettere di nominare, indipendentemente dall'autorità del Dalai Lama, dei turku, quindi dei lama reincarnati, utilizzando dei sistemi che sono tradizionali e quindi che poi bisogna ritenere validi, vuol dire che c'è un po' di equivoco sulla possibilità e sulla purezza del sistema che viene utilizzato, perché può essere strumentalizzato, come in questo caso.
e può talmente essere strumentalizzato che ad esempio il governo cinese ha addirittura emanato una legge nel 2004 in cui dice che tutti i tulku che fanno parte del sistema spirituale della tradizione tibetana riconosciuti in Tibet devono essere omologati, riconosciuti dal governo cinese. Quindi perde il suo valore spirituale, ma diventa l'attribuzione di una qualità che ha naturalmente delle finalità diverse da quella della trasmissione della pura dottrina religiosa. C'è un'interferenza, io direi, no? Questa legge naturalmente non soltanto ingerisce sulla questione religiosa, ma anche rappresenta un pericoloso precedente, perché pensate a che cosa può succedere quando l'attuale Dalai Lama muore. Siamo già stati abituati a vedere dei doppioni, adesso abbiamo questo doppione recente del Panchen Lama, ma ad esempio anche i Karmapa sono due per delle questioni che a noi occidentali potrebbero sembrare poco comprensibili. E se non si cambia il sistema, probabilmente anche il Dalai Lama, no, la storia del Dalai Lama avrà delle vicissitudini, insomma, ci si potrebbe trovare di fronte a delle sorprese. È comunque chiaro che nel corso dei secoli si è sviluppata una tradizione che è veramente unica nella sua specificità e che ha portato, come vi dicevo all'inizio, una grande energia spirituale, non solo sulla terra delle nevi, cioè nel Tibet, nell'ambiente in cui i tulku operavano, ma in tutti gli esseri, perché l'energia di questi individui di elevata spiritualità si diffonde intorno e ha una portata cosmica e questa energia continua a produrre i suoi benefici sempre. È come l'energia della preghiera. Io sostengo che quando uno prega non ha importanza chi sta pregando, ha importanza che l'energia che lui produce sia pura, perché questa energia pura si diffonde dovunque e ha un'efficacia dovunque, quindi è importante riconoscere la purezza dell'energia e anche la purezza dell'intenzione con cui chi prega fa queste cose. Allora direi che è importante anche capire la dimensione del spirituale di queste figure e cercare di preservarla, perché data la venerazione e l'autorevolezza di cui i tulku godono presso i fedeli tibetani, ma non solo, non è difficile comprendere quali tipo di ricadute ci possono essere sul piano sociale, economico e politico quando ci sono delle contaminazioni procedurali che permettono dei riconoscimenti multipli. Ecco, quindi è chiaro che bisognerà ristabilire delle regole. Il buddismo, comunque, non ci dobbiamo stupire di quello che è successo con l'ottavo Panchen Lama, perché il buddismo considera quattro ere cosmiche o periodi mitici di esistenza del mondo, i quali iniziano con l'era della perfezione e via via vedono l'uomo degradare moralmente e materialmente fino ad attraversare un periodo di confusione e di conflitti che viene chiamato Kali Yuga. Ebbene, noi viviamo proprio in questa epoca di degenerazione, viviamo nel Kali Yuga, e quindi questa confusione, questa possibilità di mescolare le carte anche sul piano spirituale è data proprio dalla degenerazione, no? che nasce dalle azioni negative degli esseri umani e che possono interferire anche sul sacro, come vedete, perché quando vengono identificate due reincarnazioni e tutte e due sono valide, però una è strumentalizzata politicamente e l'altra è appoggiata spiritualmente, la conflittualità genera naturalmente una dissonanza energetica. Quindi diciamo che a livello di sistema bisognerebbe trovare un metodo che permetta di avere più chiarezza nel riconoscimento e soprattutto sia
applicabile dalle autorità che sono preposte a fare questo, cioè i religiosi e soprattutto le autorità ufficiali. Il Dalai Lama è il capo del buddismo tibetano, è la massima autorità e dovrebbe essere lui a fare questi riconoscimenti, non un governo politico laico. Però per il momento ci troviamo di fronte a queste situazioni. Io evidentemente sottolineo il fatto perché penso veramente a cosa potrebbe succedere quando Sua Santità, il 14° Dalai Lama, lascerà il corpo. E quindi ricordiamoci che succede il più tardi possibile, ma quando verrà quel momento, se non si è chiarito questo punto fondamentale del riconoscimento dei Turku, ci saranno veramente dei problemi. Ci auguriamo naturalmente che tutto avvenga sulla base di ragioni, i riconoscimenti possono avvenire certamente con dei sistemi meno strumentalizzabili, ma anche soprattutto per ragioni prettamente spirituali, che è il fondamento. I Turku sono sempre stati le guide, il pilastro spirituale del buddismo. Se no va a finire che questo modello di culto, che è precipuo della tradizione tibetana, rischia di essere snaturato, e naturalmente questo porterà un grave danno per la sopravvivenza anche della cultura tibetana, la quale si vede sempre più privata della propria identità. Voi visitando la mostra vi potrete rendere conto dell'energia positiva che emanano quelle figure, ed è proprio di questa energia che il mondo ha sempre avuto bisogno e ancora in questo momento di generazione ha bisogno. Quando sarete nel museo avrete la possibilità di offrire il katà alle entità che sono rappresentate all'interno di questa mostra, a questi Turku che sono effigiati. Secondo la tradizione non è un gesto semplicemente simbolico, è un gesto di devozione, perché secondo la tradizione tibetana fare offerte al maestro è un atto di purificazione, cioè nel momento in cui noi facciamo delle offerte all'altare, al maestro, all'altare su cui è il Buddha, noi purifichiamo il nostro spirito, perché ci mettiamo ad un livello di vibrazione interiore che è elevato, che è sottolineato dalla devozione e quindi ha una purezza che normalmente non hanno i nostri gesti quotidiani. Quindi è un atto di purificazione. Ed è come se noi facessimo le offerte a tutti i Buddha nel momento in cui siete lì. Rendetevi conto che nel porgere questo katà ai maestri rappresentati, voi state facendo un'offerta a tutti i Buddha di cui loro sono stati in tempi diversi emanazioni. Ed è questo proprio il senso dell'offerta, perché bisogna anche riconoscere che queste figure rappresentano hanno incorporato, hanno rappresentato, e ancora oggi sono l'espressione dell'energia di tutte le fonti di rifugio. E a questo proposito io vorrei anche suggerirvi una preghiera, non semplicemente. Non mi limito a suggerirla adesso e dico prendete un fogliettino e scrivetela. L'abbiamo scritta su un foglio che vi verrà consegnato quando entrerete nel museo, ed è una preghiera che io ho preparato apposta per questa occasione, ed è anche la preghiera con cui voglio concludere questo intervento, per cui concluderei in questo modo. Finché durano il tempo e lo spazio, possano i Turku continuare a illuminare il mondo con la loro presenza compassionevole e diffondere il Dharma puro per il beneficio di tutti gli esseri.